Bene, abbiamo parlato finora di consulenza di coppia, abbiamo parlato di non etica, di non dare giudizi morali. Adesso cambiamo completamente argomento, perché siamo in compagnia di Lorenzo Lippi, pastore responsabile del Centro Cristiano Fede, Speranza, Amore. Sì. Buonasera, grazie per essere intervenuto. Buonasera a voi. Il Centro Cristiano, quindi chiaramente la morale, l'etica sono cose fondamentali per voi invece. Sì, sì, assolutamente. Cioè, sentendo infatti parlare la dottoressa, mi colpì anche il lavoro, l'intensità anche del lavoro che anche loro stanno svolgendo, perché viviamo chiaramente in momenti particolari sotto vari punti di vista, e anche quello delle coppie è una situazione molto, molto delicata, molto, molto specifica, anche nella quale noi stiamo, per quello che riguarda anche la vita della fede, però stiamo anche noi lavorando, insomma, è importantissimo. Allora, lei è il fondatore del Centro Cristiano Fede, sì. Speranza, Amore, è nato a Firenze nel 94, sì. Ecco, perché ha deciso di fondare questo centro, e vorrei che ci dicesse appunto quali sono le caratteristiche di questo centro e soprattutto da cosa si differenzia dalla Chiesa Cattolica, diciamo così, ufficiale. Sì, la storia in realtà parte da qualche anno prima, precisamente dal 1988, e da un'esperienza proprio nella fede. Anch'io provengo, come credo la maggior parte di noi in Italia, dell'ambiente cattolico, quindi personalmente ho sempre creduto, ho sempre avuto comunque una vita religiosa, ma c'è stato un qualcosa di diverso, di particolare, che è iniziato proprio in quell'anno, nel 1988, un'esperienza di fede più profonda, proprio nella relazione personale con Gesù. Ecco, cosa è avvenuto? Cosa è accaduto? Questo Gesù, che appunto in cui crediamo, più o meno, chiaramente, rispettando le varie ideologie, ma è avvenuto che una persona che a sua volta prima frequentava degli incontri in una parrocchia nella città di Firenze, un'amica, una carissima amica, lei mi parlò di questi incontri dove oltre, diciamo, alla liturgia, oltre al conoscere, diciamo, nella teologia, nella dottrina, nella tradizione cattolica nella quale viviamo, però aveva fatto proprio un'esperienza di fede intima, personale, questo incontro con Gesù, cioè questo Gesù che uno prega, che con cui in qualche modo si rivolge, si appella in momenti anche difficili della propria vita, però manca questa relazione continua, diciamo più una necessità, no? Nell'interiore delle persone, e questo valeva anche per me. E questa amica, lei mi disse: guarda, che io ho avuto un'esperienza veramente profonda, particolare con Dio, con Gesù. E dissi: allora, ok. Dopo varie perplessità, varie, diciamo, confronti, una volta decisi, questo era settembre 88, di andare a questi incontri, e fu una cosa proprio che lì proprio Dio toccò il mio cuore, il Signore toccò il mio cuore. Ma come? Attraverso la preghiera, attraverso la lettura delle Sacre Scritture? Sì, c'erano dei momenti dove leggevamo dei brani della parola di Dio, dei Vangeli in particolare, e dei momenti dove questi missionari che lavoravano all'interno di questa parrocchia spiegavano la scrittura e spiegavano il piano di salvezza, cioè quello che il Signore realmente è venuto a fare verso ogni uomo. Ecco, cosa ce lo vuol dire? Cosa è venuto a fare? La prima cosa che Gesù ha fatto è quella chiaramente di essersi fatto uomo, perché nella parola di Dio leggiamo chiaramente che Dio si è fatto carne, il Verbo si è fatto carne, la parola si è incarnata, prendendo la forma di noi uomini per calarsi nella nostra situazione, cioè in quello che l'uomo vive, quindi in tutta la sua esistenza terrena, e per prendere su di sé il peccato dell'uomo e portare una soluzione, portare la vita eterna nel cuore di coloro che avrebbero poi creduto. Ovviamente questo Gesù lo ha fatto, sappiamo, salendo sulla croce, versando il suo sangue per il perdono del peccato, e attraverso questo poi la resurrezione ha dimostrato la vittoria della vita eterna sulla morte eterna. Ecco, tutto questo, diciamo, lo troviamo nella religione cristiana cattolica. Sì, 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 questo è scritto nei Vangeli, nelle lettere, ecco, apostoliche, ecco, sì, sì, sì. Dicevo, ma voi in cosa vi differenziate appunto dalla religione cattolica? Quali sono i punti di divergenza? Altrimenti non avrebbe avuto senso fondare.
fondare appunto l'associazione, cioè il Centro Cristiano Fede Speranza Amore? Ecco, infatti allora, il Centro Cristiano Fede Speranza Amore, diciamo, è nato in un secondo momento, perché noi eravamo un gruppo che poi si riuniva in preghiera, scorrendo dei brani della parola di Dio, pregando secondo i propri bisogni, secondo le proprie necessità. Quindi prima è nato come, diciamo, un gruppo in casa, una cellula di preghiera, un incontro di condivisione. Poi la cosa è cresciuta perché le persone hanno avuto anche loro a loro volta questa esperienza con questo Gesù in cui credevano ma che non conoscevano così in modo personale, e questo ci ha portato ad andare avanti, a crescere, poi a diventare Centro Cristiano Fede Speranza Amore, questo dal 94. A Firenze vogliamo dire dove siete, se qualcuno vi vuole raggiungere, vuole parlare con voi? Firenze, al momento noi abbiamo un locale, abbiamo adibito proprio a riunioni di culto, di incontro, consulenza personale, studio biblico, allo Smannoro, in via Forlanini 4143. Allo Smannoro? In Smannoro, non via Forlanini, perché molti hanno sbagliato, sono andati a Novoli. Invece noi siamo proprio lì allo Smannoro. Vicino proprio a... Vicino Sesto praticamente. Sì. In realtà siamo nel comune di Sesto ancora per qualche mese, perché, anzi notizia dell'ultima ora, ci sposteremo in estate proprio a Firenze, in Firenze città. Però sì. Adesso chi vuol venire può venire lì. Siamo lì, sì. Sentiamo sì. Una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, chi è in linea? Buonasera, una signora da Prato. Dica, signora. Mi scusi tanto, volevo fare una domanda al signore. Dico, è il pastore responsabile del centro. Ecco, volevo sapere, lei è di religione cattolica? Allora, no, diciamo no. Ecco. Io rispetto tutte le religioni, basta che parlino di Gesù, sì. Diciamo, sì. Dio del creato, della Madonnina e di tutti i santi. Io devo dire una cosa, sì. Io non sono mai andata da nessuna parte. Fin da piccola ho sempre avuto una grandissima ricerca verso Dio, sì. Perché ci sono, perché c'è questo, perché c'è quell'altro, mi sono sempre chiesta un perché. Fino da piccola, sì. Diciamo non da piccola, 10 anni, verso 15, 16 anni. Una ragazzina. Piano piano, insomma, ho trovato la mia risposta. Cioè, le religioni ce ne sono tante, sì. Però c'è una cosa che ho imparato, che è bellissima, via via, che bisogna perdonare. Sì. Cioè, una persona che dice quello ha sbagliato, quell'altro ha sbagliato, quell'altro ha sbagliato, e dice no, io non la perdono perché quello è così. Ecco, il perdono è una cosa meravigliosa, perché sì. Non è che fa star bene, bisogna far pensare che tutti sbagliamo, sì. E se non ci perdonassero noi. E poi un'altra cosa, ho trovato questa risposta meravigliosa. Io sono vegetariana e non mangio animali. Mm-hmm. Dunque, i testimoni dicevano li mangiano, li scannano, io faccio come vogliono. Io non li mangio proprio. Sì, sì. E amo gli animali dalla formica all'elefante. Io certo. Sto tanto bene. I miei insomma, come si dice, esami di sangue vanno benissimo, non mi manca niente, sono vegetariana. E il mio spirito è buono, cioè nel senso, mi sento proprio leggera. E sì. Io prego, non prego tanto, però sempre dalla mattina o alla sera, uh-huh. Penso a Dio, di questo bel pianeta che ci ha fatto meraviglioso, che ora purtroppo si sta sciupando, uh-huh. Sta sbrutolando. E vorrei che tutte le persone si sentissero come mi sento io. Signora, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, ecco, grazie. Voglio dire questo, che mi sento sì. Veramente uno spirito meraviglioso. Bene. Sì. La, sì. La signora ha trovato un suo status di benessere, di infatti. Comunione con Gesù. Ecco, ma Dio, la figura sì. Di Dio, voi come la vedete? Come la religione? Dio è quello che nella parola stessa, nella scrittura, ci descrive. Dio è spirito, perché questo dichiara proprio la Bibbia. Cioè, ma Gesù è anche Dio? Sì, ecco, sì. Dio è un essere, è una persona, la deità, la persona della deità, divisa nelle tre parti che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi sì, tutto sì, questo sì. Seguite alla lettera. Assolutamente, ma assolutamente. In cosa divergete allora? Ma ora entrare sinceramente, entrare nello specifico. In piccole perché, cose. Perché allora, nel cristianesimo, perché se devo rispondere giustamente anche a questa domanda, bisognerebbe fare un passo indietro. E il cristianesimo
noi come religione, l'Italia, diciamo, noi abbiamo il cattolicesimo, è una cosa chiaramente risale a secoli e secoli, dalla storia, no? Da millenni, diciamo. E il cristianesimo oggi è anche è rappresentato nel mondo in generale su tante forme diverse, diciamo, no, forme, tante esperienze diverse, anche che si differenziano una dall'altra anche con delle sostanziali specifiche cose, no? Ma rispondere a questo diventerebbe entrare in un discorso che non basterebbe una ore di condivisione. Ecco, allora veniamo alla praticità, sì. Voi aiutate le persone, sì. Ecco, cosa fate in noi, ecco, lavoriamo su due fronti ben distinti. Allora, il primo è quello spirituale, quindi riportare le persone a questa esperienza di amore, con l'amore di Dio, della fede viva, della fede vivente di questo Gesù che è veramente risorto, non è solo un dirlo come una tradizione, una forma, ma è la sostanza, cioè riscoprire questa esperienza di amore con Dio e portare le persone a una vita di relazione attiva con Dio in questo rapporto di amore, di figliolanza, di adozione, siamo figli, no? Adottivi da parte attraverso Gesù Cristo e portare le persone in questa esperienza di fede viva. Uno, questa è la prima parte, quindi insegnare le scritture, condividere la preghiera, fare una sorta anche ovviamente di cura personale, cura pastorale, cura d'anima, guarigione interiore, tutto quello che l'uomo... La Santa Messa voi la fate? Noi abbiamo, sì, la riunione, chiamiamo la riunione di culto, ecco, dove noi portiamo... Non è la Messa ovviamente... Diciamo, non è la Messa che è nella tradizione cattolica quella che... Certo. Che diamo spazio molto per esempio alla lode, alla musica. Questa è già una differenza. Abbiamo dei momenti proprio molto importanti che, come dice la Bibbia, i Salmi, Davide ci insegna, gli ha scritto i Salmi, una parte di essi, la lode, la musica, un tempo proprio di adorazione al Signore. Abbiamo un'altra telefonata, la interrompo. Okay, noi abbiamo sempre molta prego. Importanza, giustamente, ai nostri telespettatori. Pronto? Sì, buonasera, senta, volevo sapere, ma siete sacerdoti voi? No, non so. È un pastore. Un pastore. Diciamo, come? Diaconi? Diaconi. Abbiamo anche i diaconi, la figura diaconale è importante, è biblica, sì, quello assolutamente. Ma perché queste fatti ci sono stati i sacerdoti, no? Sì, infatti nella dottrina, nella teologia, nell'insegnamento cattolico c'è la figura dei sacerdoti, della figura del sacerdote, sì. E però in questo centro non c'è, perché non essendo... C'è la figura del pastore, pastore, quello che nella Bibbia parlano vescovo o pastore, è la stessa parola, sì. Va bene? Bene, grazie. Grazie, prego, signora. Buonasera. Allora io vorrei sentire a questo punto, abbiamo dei filmati, sì. Uno spezzone di una testimonianza, sì, di un ragazzo che si è avvicinato al vostro centro. Sì, sì. Se la regia è pronta, so di sì, appunto vedremo un attimino di ascoltarlo. Intanto ricordiamo che il Centro Cristiano Fede, Speranza, Amore adesso ha la sua sede allo Smannoro, sì. Sesto Fiorentino, via, diceva? Via Forlanini 4143. Quindi possono venire, a che ora vi trovano, se qualcuno si vuole avvicinare? Allora, la cosa migliore, noi abbiamo varie attività durante la settimana, incontri di preghiera, incontri personali, studio biblico, il culto la domenica. Avete un sito internet? Sì, sì, sì. Il sito internet è www.fedesperanzaamore.org. Ecco, questo lì ci sono già notizie, ecco, dettagliate. Se qualcuno, sì, vuole trovare, quindi indirizzi, sì, nome e telefono, anche il telefono è 055 37 3936. Allora, direi di sentire parte di questa testimonianza. Okay. Abusavo un'abbondanza di eroina. Dall'età di 20 anni io ho cominciato la vita da papà, ma l'ho accantonata per dedicarmi solo alla droga. Un bel giorno una mia amica mi ha presentato una persona, questa persona è Dio, ed è buffissimo perché io dico, come fa a presentarmela? Dio non lo vedo, non posso vedere, non c'è, non l'ho mai visto. E lei me ne parlava tutti i giorni, finché io poi dopo, pinto dalla curiosità, sono venuto qui a Firenze
e ho conosciuto veramente Dio. Come tutti i giovani di questo tempo, non sapevo più cosa fare per divertirmi, perché fumavo circa 6 canne al giorno, mi bevevo un litro di birra a sera per stare bene, spesso vomitavo 2 volte a settimana perché bevevo talmente tanto che quando tornavo a casa mi chiudevo in bagno di nascosto e vomitavo. Cominciai a cercare quel Dio che i miei genitori mi avevano insegnato da piccolo, quel Dio che mi ama, quel Dio che mi dicevano che era morto per me, e cominciai a cercare l'esistenza di questo Dio. Mi sentivo anche un po' strano, no? Perché dicevo, ma come? Sto parlando, sto cercando qualcosa che non posso vedere. Ma mi sentii spinto, diciamo, a lasciare i miei schemi mentali e a provare se veramente esisteva quel Dio che mi si facesse conoscere a me. Mi ricordo che una sera andai a letto, aprì la Bibbia, lessi qualcosa della Bibbia a caso e poi dissi a Dio a alta voce: io stanotte mi voglio addormentare e domattina mi voglio svegliare e voglio essere un'altra persona. Se tu esisti, fai questo per me. E poi dissi: stasera dormi con me. Aprì le braccia, mi addormentai a braccia aperte. È stata la notte più tranquilla della mia vita. Allora, abbiamo ascoltato 2 testimonianze di 2 giovani, sì, che magari avevano intrapreso una strada non bella per la loro esistenza, hanno scoperto, sì, appunto la figura di Gesù, di Dio, sì, di Dio, e appunto hanno trovato la serenità e la pace, come loro veramente appunto ci stanno dicendo. Ecco, un'altra cosa su cui voi vi differenziate dalla Chiesa Cattolica è che il pastore si può sposare. Sì. Lei stessa è sposato? Sì, sono sposato. Una bella fedona, sì, vedo, sì, anche sì, bella fedona. Quasi doppia, insomma. Quasi doppia, bella grande, sì. Sì, allora, decisamente, cioè, nella parola di Dio si contempla il matrimonio come si contempla il celibato. Cioè, Gesù ha parlato in modo molto chiaro su questo. Il punto, anche qui, dovendo fare un percorso nella storia del cristianesimo, in certi ambienti cristiani poi è stato introdotto l'obbligo del celibato nel momento in cui una persona voleva servire, dedicarsi completamente a Dio. Questo biblicamente è scritto, ma solo in coloro, come dice il Signore, che Dio concede questa chiamata. Diciamo, non è una regola, perché nella Bibbia si contempla, basta vedere gli apostoli. Pietro stesso, l'apostolo Pietro, era sposato con moglie e figli a seguito. Giovanni e l'apostolo Paolo invece non era sposato, era celibe, ma entrambi non hanno mai messo nella scrittura, non vediamo mai che quella è una regola fondamentale per seguire, per consacrarsi al Signore. Ecco, e da questo punto di vista quindi vi avvicinate un pochino ai protestanti del nord Europa? Perché loro, sì, appunto, allora, hanno in genere una chiesa che permette... Diciamo che il protestantesimo, in realtà, da quando è nato, dalle radici, di quando è venuto fuori, pensando a Lutero, in realtà queste persone hanno avuto una rivelazione veramente da parte dello Spirito Santo nella loro epoca, nella loro storia, attraverso leggendo la parola, leggendo le scritture, leggendo le lettere del Nuovo Testamento, dove si contempla una cosa e anche un'altra, mai solo una. Quindi crediamo anche che chi serve il Signore può sposarsi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, vedo che l'argomento interessa molto, dica. Senta, ma che si diceva voi? No, cristiani, anche se oggi i cristiani, anche testimoni di Geova, si fanno appellare come testimoni cristiani di Geova, ma no, noi non siamo testimoni di Geova, siamo cristiani. Ma fare qualche altra domanda? Ma di cose buone cosa fate voi? Di cose buone, intanto... Di cose buone, infatti ora mi stava chiedendo la conduttrice, mi stava chiedendo, noi abbiamo sia questo lavoro spirituale, che è quello principale, di preghiera, di cura delle persone spiritualmente, ma anche lavoriamo sul campo sociale, appunto, quindi aiuti ai bisognosi, abbiamo... Ascolti me. Sì, prego. Ascolti. Prego. Io sono sposato da 86 anni, 81 anni, la mia moglie 77 anni, sì, è invalida al 100% e in una carrozzina, quindi c'è né preti, nessuno deve darmi una mano. Possiamo venire? Vengono loro, va bene? Vengono loro.
Sì, se vuole sì. Vengano tutti, promettere, tutti non hanno caso. Si telefona, dice non si vuole, non c'è personale. Non senta, senta, invece di arrabbiarsi, anche se ne ha tutti i motivi. Per perché se, no, dice... delle famiglie. Ah, faccia una cosa, telefoni al numero che vede in sovrimpressione e si faccia dare il numero del pastore. Sì? Almeno loro, l'ha promesso qui, guardi, l'ha promesso in televisione. Sì, sì. Veniamo a trovarvi e quello che possiamo fare molto molto con piacere e amore. Va bene, rifaccia il numero e si faccia dare il numero del pastore. E poi comunque il numero lo diamo anche noi. Sì, sì, lo diamo? Sì, sì. Okay. Se lo segni, arrivederci, allora, diamo modo al signore di prendere carta e penna. Certo, allora, diciamo alla 055 055 37 37 39 39 36 36. Questo risponde la segreteria della comunità, del centro, ecco, cristiano. Uno lascia il messaggio con il proprio numero telefonico, sì, e poi loro, lei ha promesso davanti a noi che andrà a trovare questa donna in carrozzina e l'aiuterete come centro cristiano. Assolutamente, ecco. Sì, sì, sì. Allora, in due minuti, ieri avete avuto una bellissima serata. Sì, sì, sì. Vediamo qui delle foto, avete sì, fatto una riunione, diciamo, religiosa, avete sì, parlato, avete divulgato il vostro... Abbiamo portato la parola di Dio, la musica, i canti di lode. E poi abbiamo pregato per le persone che sono venute, con veramente è stata una serata che c'era molta aspettazione, perché è la prima volta che diciamo usciamo dall'ambiente della chiesa, del locale di culto che abbiamo, per andare a entrare nella città di Firenze a portare questo messaggio che Gesù salva, guarisce e libera. Ecco. E infatti c'è stato persone toccate veramente dalla presenza dello Spirito Santo, persone sono state guarite, persone sono state liberate da dei pesi, da delle oppressioni. È stata una cosa bellissima, è la prima di una serie che faremo da qui a fine maggio. Quindi questa... una serie di incontri. Chi è interessato sì, può telefonare al numero che abbiamo detto, lo ripeto, sì, 055 anche... 37 3936 sì, oppure sul sito internet abbiamo sì, detto fedamore www.fedesperanzaamore.org e abbiamo anche il numero verde comunque. Ah, anche il numero verde, sì, sì, allora sì, diciamolo che è... lo vedo sì, 800 192 777 ecco, 777. Lì non si spende niente. No. La telefonata è gratuita. Lasciamo potete... per qualche istante sì, per la regia appunto sì, questo foglio, perché almeno sì, chi è interessato può telefonare all'800 192 777 sì, e entrare in contatto con il centro cristiano Fede, Speranza, Amore. Allora, pastore, io la ringrazio per essere stato con noi, spero di riaverla presto nostro ospite, perché insomma ho visto che anche le persone sono interessate, insomma, perché insomma oggigiorno parlare di religione è già una cosa strana e particolare, perché sì, insomma, in un mondo materialista sì, come il nostro sì, parlare insomma di fede e spiritualità è un qualcosa veramente rivoluzionario, possiamo dire, quindi è piacevole anche parlare di questo, oltre molto a tutti i fatti chiaramente concreti che la vita di ogni giorno ci porta davanti e che dobbiamo confrontarci. Certo, allora tornate pure su di noi, il tempo di salutare. Sì, allora io ringrazio ancora una volta il pastore responsabile del centro cristiano Fede, Speranza, Amore, appunto Lorenzo Lippi, sì, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, anche grazie la prima anche mezz'ora a voi. Siamo stati in compagnia della dottoressa